schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Traviti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo nella Clubhouse per fare lo stesso glitch che vi ho portato ieri e questa mattina, ma in maniera più, diciamo, da poveracci, no? Con le moto, perché magari c'è qualcuno che non ha il CEO. Quindi passiamo subito al glitch. Allora, in primis dobbiamo unirci una volta a un colpo Domus Dei. Subito dopo riapriamo il telefono, ci uniamo una seconda volta a un colpo Domus Dei e dobbiamo aspettare il caricamento numerico, 1 di 2, 2 di 3, insomma, ste cazzo de cose qui dobbiamo aspettare. Allora, nella Clubhouse serve un oppressor, perché deluxe non ce ne entrano, tante faggio quante ne vogliamo, quante duplicazioni vogliamo fare, e una moto che vogliamo duplicare. Allora ragazzi, io qui ho duplicato la Zombie Chopper, però duplicate la Diabolus, che è una moto che va da Bennis e quindi dà molti più soldi. Io avevo questa e ho duplicato questa, e quindi nulla, aspettiamo che ci arriva il caricamento. Ragazzi, se non vi arriva subito, che io ho sentito lamentele, ma a me non mi si unisce, regà, ogni minuto prendete e rifate la scansione dell'attività. Che cazzo vi devo fare io, che devo venire a casa vostra a farvi il glitch? Andiamo su. Come vedete, io c'ho in pratica il caricamento lì, mi ero pure sbagliato, infatti mi ha detto culo. E a sto punto riapro il telefono e finisco il bug, in pratica vado per unirmi e poi cancello. Come avete visto, ho aperto il menu interazione e abbiamo lo stile buggato. Quindi dopodiché portiamo la moto fuori, in questo caso la Oppressor, rientriamo dentro al Motorcycle Club e a questo punto che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo semplicemente entrare nell'officina del Motorcycle Club. L'officina serve per forza, ve lo dico prima, perché comunque dovete fare questo passaggio. Se non fate questo passaggio non potete duplicare la moto. Quindi non cominciate a dire ma l'officina serve. Sì, l'officina serve. Quindi una volta che avete fatto questo passaggio, ragazzi, che siete entrati e che avete cambiato, non so, le luci, quello che cazzo sia, prendete e tornate dentro alla cosa, insomma, no? Alla cazzo dei Clubhouse. Porca puttana, oggi mi inceppo nei commenti. Allora, io questo glitch l'avevo provato ieri sotto suggerimento di Dark Glitch YouTube. Lui lo ha provato, io l'avevo provato e non avevamo trovato una soluzione per salvare il veicolo. Almeno ieri non ci era, diciamo, venuta fuori questa soluzione per salvare il veicolo. E poi niente, insomma, eccolo qui. Quindi ringrazio Dark Glitch YouTube del suggerimento della Clubhouse, perché è stato lui a suggerirmi che poteva funzionare nella Clubhouse come glitch, bastava semplicemente trovare il modo giusto e sarebbe funzionato. Quindi a questo punto usciamo da sto cazzo di coso, perché niente, mi ero fermato un attimo perché volevo dire alcune cose. Quindi a questo punto usciamo dall'officina e avremo il nostro clone, ragazzi. Come vedete è qui a terra, abbiamo il clone. Quindi una volta che abbiamo il clone, ragazzi, l'unica cosa che dobbiamo fare è portarlo fuori da qui. Allora ragazzi, ci sono due modi come nell'altro glitch per portarlo fuori. Io qui sono salito, stavo cercando di sbaggarla per vedere se mi faceva salire. Ci sono due modi per portarla fuori. Uno è il colpo di Lester, che io non andrò a usare, ragazzi, anche se ce l'ho.
Allora, dopo che avete la moto a terra, che cosa dovete fare, ragazzi? Ci salite sopra, entrate nell'officina, mettete una modifica qualunque, anche i fari, una marmitta, quello che cazzo vi pare a voi, e poi riuscite fuori, ragazzi. Una volta che siete riusciti fuori, la moto è già vostra, la dovete semplicemente far spawnare, ragazzi. A questo punto io qui potrei usare il colpo di Lester, ma non lo uso, e quindi vado direttamente fuori e me ne vado all'Eclipse Tower e vi faccio vedere. Allora, in caso non abbiate il colpo di Lester, come ho spiegato già precedentemente, basta che andate all'Eclipse Tower o a un garage che sia abbastanza lontano dalla clubhouse, non che gli stia in culo, insomma, e entrate in un colpo, accettate il primo settaggio e poi lo rifiutate, ragazzi. Questo è l'unico modo per sbaggare il veicolo, sia dalla Maid Bank sia dalla clubhouse. Non ci sono altri metodi. L'unico inconveniente di questo metodo è che vi fottete il glitch, nel senso che vi fottete il bug. Se invece usate Lester, potete rifare il bug tutte le volte che volete, direttamente duplicare la moto o l'auto senza nessun problema, senza aver bisogno di dover rifare il primo bug, ragazzi. Qui io, quando stavo girando sto glitch, stavo strabuggato, perché adesso vedete che cazzo succede. Succede qualcosa di allucinante, perché io avvio un colpo, che questo dovrebbe essere un colpo di Lester, ragazzi, cioè avvio, non è che lo avvio, arrivo al primo settaggio e poi esco, e guardate che cazzo succede, ragazzi. Io, a forza di provare i glitch, mi si è buggata pure l'anima, mi spawna sulla base operativa a Paleto Bay. Niente, ragazzi, a questo punto abbiamo la moto qui vicino a noi e il gioco è fatto. Ci siamo fottuti il bug, però il clone è riuscito. Detto questo, spero che questo glitch sia utile a quelli che hanno meno, ai più poveri, diciamo. Detto questo, un saluto, al prossimo video, ciao a tutti. No mercy.